Conferenza stampa prepartita col tecnico della Nocerina Vincenzo Maiuri. Il comandante del gruppo in settimana ha spronato i ragazzi a credere nell'immediato riscatto. Tutti hanno lavorato solo per scendere in campo con tanta motivazione, ma una su tutte è presente in ognuno degli attuali molossi. Esordire in casa, in campionato, davanti a tanta gente con una vittoria. Mister Maiuri, adesso è a vostra disposizione. Mister, domenica diceste che bisogna ripartire da martedì, dalla partita di anche di domani. Certo, col clima che si sta formando, con i tifosi che giocano al campo, forse è ideale partire con la vittoria. Sì, no? Sì, questa è una bellissima cosa. La squadra da martedì ha ripreso bene, con forse un pizzico di cattiveria in più, perché penso che, dati alla mano, la partita di domenica abbia bruciato un po' a tutti dentro, perché era una partita con, diciamo, 80% di possesso palla nostro, 11 nitide occasioni da gol, 19 cross da fondo campo, un gol solo, 20% di possesso palla loro, 4 occasioni, compreso quella ciccata il primo tempo, 3 gol, 2 cross, 3 gol. Quindi questi dati ci hanno fatto riflettere tantissimo e dobbiamo chiaramente migliorare nelle attenzioni tantissimo, e dobbiamo essere un pochino più cattivi quando giochiamo. Non dobbiamo puntare solo sul gioco per vincere le partite, perché alcune volte le partite, quella di domenica insegna, si vincono anche con altri ingredienti, soprattutto con la voglia di mettere sotto l'avversario. Mister, lei domenica ha parlato di inerzia della gara, di aver lavorato proprio su questi aspetti già da prima della sfida con Madrepietra Daunia. Ecco, adesso in che modo avete lavorato e se posso chiederle domani se adotterà determinate modifiche in merito alla formazione a partita in corso? Per quanto riguarda l'inerzia della gara, no? Io la chiamo anche umoralità della gara stessa, lì è un lavoro mentale più che sul campo, cioè bisogna essere consapevoli che le partite possono cambiare da un momento all'altro e quindi bisogna essere pronti, ognuno di noi e soprattutto di loro, perché loro vanno in campo, devono sapere che le partite appunto possono cambiare e prepararsi anche in virtù di questo fatto. Per quanto riguarda delle modifiche in formazione, insomma, c'è ancora stasera per poter decidere eventualmente chi mandare in campo. Ecco, messer, rimanendo legati alla questione formazione, Girardi, quanti progressi ha fatto in questa settimana? Se gli ultimi arrivati, mi riferisco ai due under, potrebbero essere schierati come titolari, se sono in condizione di essere schierati come titolari? Girardi è cresciuto tanto, i 35 minuti di domenica gli sono serviti, un'altra settimana ancora in più di lavoro, quindi diciamo sta migliorando la condizione. Per quanto riguarda i due under nuovi, anche loro hanno bisogno comunque di lavorare tanto sia tatticamente che atleticamente con la squadra. Ecco mister, forse domenica sarà un problema in più al centrocampo, speriamo di no, per la squalifica di Coppola. Cosa ha pensato per sostituire, per coprire questo vuoto? Ho pensato che al posto suo giocherà un altro. Mister, domani incontrerete il Trastevere, insomma, che ha esordito splendidamente contro un'altra quota del campionato, il San Severo. Insomma, quale sarà il vostro approccio, tenendo conto che squadre piccole, tra virgolette, possono essere insidiose, soprattutto per la Nocerina? Noi incontriamo una squadra che è stata felice tutta questa settimana. Noi siamo stati incazzati tutta questa settimana e anche di brutto, voglio vedere questo nel campo, la squadra lo sa, perché siamo la Nocerina e dobbiamo dimostrare di essere gente che merita di lavorare qui. Questo si dimostra solamente con una grande prova di carattere, di forza, e se poi insomma c'è anche il gioco e tutte queste belle cose. Però a noi domani interessa esclusivamente prendere i tre punti, costi quel che costi, con tutto ciò che abbiamo in corpo. Tanto di propositivo visto domenica in fase offensiva, qualcosa invece da registrare in fase negativa, in fase difensiva? Mister, avete lavorato molto sui meccanismi difensivi questa settimana. Sì, nelle attenzioni, perché
La forza di un difensore è l'attenzione, soprattutto al di là del lavoro di reparto. Nelle attenzioni sono bastati due palloni messi in mezzo un po' così per ammazzarci, ecco, questo è un po' un generoso per una squadra che ha lavorato con orgoglio, con entusiasmo dal 25 di luglio fino ad oggi. E quindi dobbiamo cancellare ciò che è successo domenica con una prova audace, cattiva, convinta, decisa alla ricerca dei tre punti. Mister, per la prima volta da quando sarà alla guida della Michelin il San Francisco sarà interamente a disposizione, riapre il settore curva, sarà una spinta in più per i calciatori, probabilmente un'emozione in più anche per lei che alzerà lo sguardo verso quel settore finora chiuso e potrà finalmente giovare del sostegno dell'intero impianto. Sì, questo ci deve dare una spinta in più, la voglia di ripagare questa gente che verrà a vederci con una grande prestazione, con una vittoria, perché dobbiamo comunque capire che i tifosi spendono dei soldi oppure tolgono dei soldi al proprio divertimento per venire a vedere la squadra del cuore. Noi dobbiamo ripagare questa cosa da uomini con, appunto, come ho detto prima, tanto coraggio, tanto spirito di squadra, tanta voglia di ricevere un applauso alla fine della gara da questi tifosi che anche domenica hanno sostenuto la squadra per tutti i 90 minuti. Mister, che tipologia di squadra è il Trastevere? Da un punto di vista, diciamo, di modulo, oppure quali sono le virtù principali? Il Trastevere 4-3-3 è una squadra molto aggressiva, una squadra dotata di un buonissimo impianto offensivo, è una squadra che pressa in ogni zona del campo, che fa un pochettino dell'entusiasmo e anche della buona qualità. Insomma, l'arma principale sarà una partita dura, lo sappiamo, forse la migliore che possiamo incontrare, perché noi veniamo da una sconfitta e loro da una vittoria con una goleada, quindi ben venga questo test, noi li rispettiamo tantissimo, però abbiamo il nostro unico obiettivo, che è quello che ho detto prima, vincere, punto e basta. Mister, da esterno, domanda un po' generale. Si aspettava questa falsa partenza di tutte le big, tra virgolette, in questa prima giornata? Questo dimostra l'equilibrio enorme che regna in questo girone H della Serie D, storicamente. Non c'è mai una lepre, è sempre tutto così molto equilibrato. Quindi io dico, se come sappiamo il campionato sarà equilibrato, là dove insomma c'è equilibrio, richiede ulteriore equilibrio di squadra, quindi bisogna stare attenti a tutto, dare importanza a tutto e saper gestire anche bene le gare, ecco quello che poi magari domenica in alcuni momenti non abbiamo saputo fare, per cui questa falsa partenza delle big, tra virgolette, per me sono tutte sullo stesso piano, però magari delle squadre magari più accreditate a un ruolo da protagonista, dimostra che è dura contro tutto e tutti, quindi ci vuole grandissima umiltà per mettere sotto qualsiasi squadra. Il contesto generale che voi, che lei, mister, sta vivendo insieme alla sua squadra, quanto farà crescere le vostre motivazioni? Insomma, lei ha parlato di un Trastevere entusiasta, mentre invece di una Nocerina ferita più che altro nell'orgoglio. Ecco, proprio questa componente quanto risulterà importante nella partita di domani? Sì, è chiaro che insomma, non dobbiamo mettere in campo la frustrazione, sarebbe una cosa assurda, no? Io voglio solo enorme determinazione, perché siamo rimasti, ho detto prima, molto feriti da questa sconfitta, però capita un po' a tutti, per carità, non facciamo un dramma, perché insomma ora dobbiamo pensare solamente a questa partita qua, non dobbiamo perdere di certezza mai durante la gara, non dobbiamo avere fretta di vincere la gara, dobbiamo stare sempre in gara, queste sono le partite di calcio. Mister, domani il suo collega Pirozzi non potrà essere in panchina perché è impegnato in questioni sicuramente più importanti, quelle del calcio. Qual è il messaggio che lei vuole lanciare al suo collega e all'intera comunità matriciana e a tutte quelle terre colpite dal terremoto? Un grande in bocca al lupo per risolvere questo problema umanamente proprio disastroso, proprio difficile, quindi un grande abbraccio da parte mia e forza Pirozzi.
che aspetta un compito durissimo, però io non lo conosco personalmente, ma sono certo che darà anima e cuore per restituire alla sua comunità un po' di dignità nella sofferenza comune. Mister, facendo giusto un attimo un passo indietro, poi concludiamo penso con le domande. Diciamo che la partita di domenica, oltre a portare insomma in loto una sconfitta che brucia, ha portato anche un po' una coda con qualche polemica tra società e tifosi. Voi come l'avete vissuta? No, mi dispiace questo, perché insomma la società ci ha messo a disposizione ciò che ci serviva, quindi mi auguro che queste polemiche qua, insomma, io non so da cosa siano scaturite, però mi auguro che cessino più presto, perché comunque in questo momento abbiamo bisogno di essere tutti uniti, squadra, staff tecnico, città, stampa, se vogliamo raggiungere l'obiettivo, questo è fondamentale. Un'ultima domanda, da 1 a 10 quanto siete determinati a regalare la prima gioia ai tifosi? 10. Ok. Va bene, giusto un altro appunto, domani parte, come voi ben sapete, di nuovo l'iniziativa del battesimo del tifoso alle 14. Volevo ricordare i primi due ospiti di questo avvenimento, sono Chiara Soriente e Giuseppe Consagno. E volevamo ricordarvi che per chi volesse quindi prenotarsi dovrà fare appunto dovrà entrare nel sito, scaricare un modulo di adesione e mandarlo a stampa nocerina 1910@libero.it oppure consegnarlo direttamente alla sede della nocerina via Matteotti. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie.